una Groenlandia che mi ha scioccato in maniera positiva per quanto riguarda i colori e le emozioni che mi porto a casa, e in maniera preoccupante per quanto concerne invece l'aspetto del cambiamento climatico. Mi aspettavo di trovare tanto ghiaccio e l'ho trovato tanto ghiaccio, anche se, come ci raccontavano, meno di un tempo. E poi c'è il discorso zanzare. Allora, io sapevo che lì d'estate ce ne sono, perché d'estate comunque un po' i ghiacci, soprattutto nei centri urbani, si sciolgono un po' e diventa tutto un acquitrino, che è la situazione ideale per le zanzare. Anche la parte delle zanzare, anche questa è legata al cambiamento climatico, perché se è vero che nell'estate groenlandese comunque le zanzare ci sono e ci sono sempre state, però ora le zanzare ci sono da maggio a ottobre, perché ormai il periodo in cui appunto si trovano le condizioni ideali perché loro prosperino sta aumentando. Un altro aspetto particolare della vita in Groenlandia è il rapporto uomo-cane. In Groenlandia vive solo una specie di cane, il cane groenlandese. Per i primi 6 mesi lasciano liberi di scorazzare per il paese, per le campagne. Ma arrivati a 6 mesi e un giorno il cane viene legato e passerà tutta la vita in catena. Verrà giusto slegato nel momento in cui lo devi attaccare alla tua slitta e ti devi portare in giro. Eppure per l'Inuit il cane è uno di famiglia, cioè c'è un rapporto strettissimo tra la popolazione e i loro cani, ma hanno questo modo così crudo di trattarli per cui rimani a bocca aperta. Però anche questo rende la Groenlandia un posto particolare, non so come dire, e questi cani davvero sono parte della vita degli Inuit fondamentale. Strano, strano, e comunque sono cani di una bellezza unica, davvero meravigliosi. Tutti i viaggi ti lasciano qualcosa sicuramente, sia nella testa che nel cuore. Questo viaggio è stato molto bello perché mi ha permesso di vedere innanzitutto la cosa che a cui ambivo, che non avevo mai visto finora, cioè il sole di mezzanotte, quindi a vedere le 24 ore con il sole sempre presente. La cosa che mi rimarrà sempre nel cuore e nella testa è stata il momento in cui siamo usciti dall'aeroporto. Ci siamo trovati di fronte a un paesaggio fiabesco, un paesaggio che qui in Italia si può ritrovare all'altezza più o meno di 3.000 metri, quindi senza vegetazione, prati, tracce di neve e soprattutto sullo sfondo il mare con questi iceberg dalle varie forme che, grazie alle correnti marine, sono in continuo movimento, ed è l'unica situazione che ti fa capire il tempo in movimento, altrimenti lassù in questi luoghi è veramente difficile capire che il tempo scorre. Sicuramente uno dei momenti più emozionanti sono stati i 2 viaggi che abbiamo fatto sul Piper, entrambi sorvolando sia i mari che i ghiacci, in particolare il Kanja Fjord, che è il fiordo che alimenta il golfo di Lulissat, da cui poi tanti anni fa è partito il famoso iceberg dell'incidente del Titanic, e poi anche l'Eki Glacier, che è il ghiacciaio con i maggiori collassi nell'emisfero nord. L'esperienza in Groenlandia sicuramente mi ha arricchito tantissimo dal punto di vista personale e professionale. Sono stata felice di aver potuto sfruttare la mia laurea da interprete, e quindi appunto facendo le interviste in inglese alle popolazioni, alla popolazione locale, abbiamo scoperto tantissime cose che in realtà alcune prima di venire in Groenlandia già sapevamo, ne eravamo a conoscenza, però sentirle direttamente da loro è stato decisamente diverso e direi anche più di impatto. Ad esempio, una cosa che mi è rimasta molto impressa è stato quando ci hanno raccontato che diversi anni fa le temperature d'inverno raggiungevano anche meno 40-45 gradi, mentre adesso sono anche la metà, quindi ecco, questa è una problematica del cambiamento climatico. La cosa che mi è piaciuta di più è stata appunto vedere l'Eki Glacier da vicino, anche proprio stare in mezzo al mare per diverse ore. Non mi è pesato assolutamente, perché vedere questo scenario mozzafiato così da vicino mi ha veramente impressionato e mi è piaciuto tantissimo. Ovviamente non è una cosa bella, nel senso che è tutto conseguenza del cambiamento climatico. La Groenlandia è una terra molto aspra, selvaggia e in certi momenti può risultare anche inospitale. Però grazie alla calorosità del popolo Inuit il nostro viaggio è stato veramente, ma veramente piacevole. Abbiamo apprezzato molto di più la cultura locale.
Sicuramente una cosa che ho imparato dopo questo viaggio è l'attenzione allo spreco. Infatti la popolazione groenlandese cerca di utilizzare al meglio le risorse della natura, dall'inizio alla fine. Una cosa che ho patito particolarmente, che può fare abbastanza ridere, è la mancanza di frutta e di verdura. Siccome fa molto freddo non ci sono coltivazioni né di verdura né di frutta, se non alcune bacche e frutti rossi che sono prodotti locali. Quindi abbiamo avuto un'alimentazione a base di carne e pesce, quest'ultimo prodotto tipico del territorio. Il secondo giorno, quando siamo arrivati, abbiamo fatto l'escursione con una persona nativa e ci ha portato con la sua barchetta da pesca a fare un giro in mezzo agli iceberg. Quello che non ci aspettavamo era di trovare le balene che nuotavano lì in mezzo al ghiaccio e a un certo punto si sono avvicinate anche alla nostra barca. Vederle così grandi rispetto alla tua barca molto ma molto piccola è stato qualcosa di impressionante. Questa è stata la mia prima spedizione, il mio primo viaggio con Trevi Meteo. Diciamo che ho conosciuto le persone con cui ho viaggiato strada facendo nei mesi prima e penso che la cosa più bella sia stata che tutto è stato affrontato in maniera molto sinergica, in maniera molto di gruppo. E penso che questo progetto mi abbia permesso di sperimentare sia con la fotografia sia con il video tante tecniche e scoprire magari cose che fino ad oggi avevo solo sentito, ecco, non avevo ancora visto e toccato con mano. Sono stati tanti gli episodi fotografici e video che ricordo e che non sono stati semplici da gestire. Probabilmente il più complicato è stato quello di quando abbiamo visto le balene. Ci trovavamo su una barca che comunque si muoveva continuamente e in quel contesto di cercare di essere fermi, immobili, proprio nel momento in cui la balena esce dall'acqua con la coda, è una situazione che non è semplicissima, ecco, non è delle più semplici. La cosa che più mi ha toccato di questo viaggio è il vedere tantissimi villaggi della Groenlandia che sono collegati tra loro, ma spesso sono irraggiungibili. Sono collegati solo via aerea e una perturbazione, un cambio climatico, una situazione anomala fa sì che le famiglie magari non si ricongiungano per tantissimo tempo. Quando torni da un viaggio sei sempre un po' diverso rispetto a quando sei partito. Ovviamente un viaggio come questo, estremo, e ti mette a contatto con una civiltà molto diversa dalla tua. Mi ha sorpreso un po' l'arretratezza del popolo groenlandese sulla tematica gestione rifiuti, gestione acque reflue. Diciamo che c'è ancora un approccio un po' antico, come magari da noi era un secolo fa. Sicuramente una cosa che purtroppo, ahimè, mi aspettavo di trovare è appunto questa situazione così impattante, drammatica dal punto di vista climatico, quindi le evidenze che sono veramente molto forti di questo riscaldamento che negli ultimi decenni ha caratterizzato la Groenlandia, quindi lo stato dei ghiacciai, l'arretramento che si vede soprattutto nei fiordi. Abbiamo visto più fiordi e tutti mostrano appunto questo arretramento che è evidente nelle rocce, perché parlarne, studiarlo sui libri sicuramente importante, informarsi pure, ma poi toccarlo con mano te lo fa rimanere proprio dentro, e quindi è una cosa a cui non possiamo più che non possiamo più rimandare. Ecco, quindi questo è quello che mi ha lasciato questo viaggio.